buonasera, spero mi sentiate tutti, io vado senza microfono in questo contesto così piccolino riservato a noi. Siamo alla seconda giornata di Passaggi Festival, primo degli eventi della rassegna Calici di Scienza con l'Università di Camerino che patrocina questo incontro. Siamo qui per un aperitivo offerto dalla sala da tè Uccellin Belverde e da Passaggi Festival. Abbiamo qui con noi il professor Pippo Ciorra, docente di architettura, senior curator per l'architettura al Maxi di Roma, e quindi vi auguro un buon incontro insieme al professore e lascio a lui la parola. Buonasera. Buon proseguimento a tutti. Grazie. Sono un po' intimidito dal microfono d'oro, è particolarmente di valore. No? Serve il microfono? Buonasera, eccomi, tiro fuori un po' di roba per voi. Cioè. Allora, immagino qui non sono solo architetti, perché parlare agli architetti è molto noioso. Troppo colorato. Funziona? Funziona. Vabbè, comunque la voce lo farò. Allora, buonasera, io sono di formazione un architetto, per l'appunto ho anche praticato, ho anche fatto dei progetti a Fano, come qualcuno qui ricorda, anche se non realizzato. E vivo ad Ancona, pur essendo romano, e insegno dal 1995 nell'università magistralmente diretta dal professor Bettinari. E mi occupo soprattutto di questioni che hanno a che fare con la progettazione, ma anche soprattutto con la teoria e col pensiero, diciamo, che si sviluppa intorno, per, contro l'architettura. C'è un giovane antropologo, non più giovane, antropologo italiano, che forse conoscete, che ha fatto un sacco di soldi scrivendo un libro che si chiamava Contro l'architettura, no? Quindi facile, è un bersaglio facile. A un certo punto della mia vita ho capito che per comunicare le mie idee sull'architettura o per sperimentare i pensieri che avevo non c'era solo il progetto e non c'erano solo i libri, ma uno dei modi, diciamo, per produrre pensiero, dialogo, conflitto, interazione erano le mostre, per cui ho cominciato abbastanza giovane a in qualche modo anche a, come dire, inventare questa figura del curatore d'architettura che in Italia ufficialmente non c'era, e quindi piano piano ho cominciato a fare mostre che fossero, poi quando ho potuto, mostre non tanto sul singolo architetto, ma mostre su problemi, argomenti, temi, quindi mostre che implicassero un pensiero. Quindi, diciamo, dell'architettura quello che mi interessa di più è sicuramente le cose, i pensieri che suscita, no? Le cose che ci fa venire in mente, a volte anche il fastidio, l'odio, la reazione, l'antipatia che proviamo per uno spazio, che qualche volta è un sentimento interessante. E facendo questi miei mestieri, perché come Claudio sa, io sono molto affezionato al mio lavoro con gli studenti, molti miei studenti sono venuti da queste aree, mi ricordo alcuni progetti molto belli che facemmo sull'aeroporto di Fano qualche anno fa, delle tesi di laurea, eccetera. Comunque io amo molto la parte maieutica del mio lavoro, questo però mi porta, purtroppo al giorno d'oggi, a preoccuparmi moltissimo del futuro di questi ragazzi, no? Quando io faccio parte di una generazione giustamente odiata adesso, quella di mia figlia, cioè sono chiaramente un boomer, no? Quindi ho goduto negli anni 70-80 di un'Italia in cui poi addirittura un maschio bianco occidentale allora era permesso tutto, no? Quindi potevamo anche, come dire, spremere i nostri genitori fino all'ultima lira, aspettando di poter fare a 40 anni, a 45 anni, proprio il lavoro che volevamo, nel modo che volevamo. Oggi tutto questo non è possibile. Quando mia figlia aveva 17-18 anni vedevo in lei un pragmatismo, una consapevolezza delle scelte da fare che io me la sarei sognata. E quindi giustamente mi preoccupo molto del futuro dei ragazzi, anche perché molti di loro sono veramente bravi. Gli studenti di architettura italiani sono molto bravi.
in genere, in media, nonostante le facoltà di architettura italiane non siano sempre, non si sente però il microfono. Si può alzare qualcosa? Devo urlare di più, se no. Questo diventa un comizio. Sì, fa ma non fa. E quindi diciamo a un certo punto della mia vita, essendo io poi molto polemico, molto, come sa bene il mio rettore, diciamo, no, l'altro giorno la mia presidentessa al Max, che è il mio altro capo, che è la Giovanna Melandri, mi ha detto: Pippo, ma tu devi dire sempre tutto quello che pensi. E io gli ho detto: Giovanna, veramente questo è l'1% di quello che penso, perché ne avrei molto di più da dire. Però insomma mi piace il conflitto, lo scontro, una cosa che non va tanto più di moda. Però appunto essendo io uno del Novecento, allora negli anni vedendo questi ragazzi bravissimi che poi devono inserirsi in un mondo del lavoro che non sempre gli dà le opportunità che si meritano e che li umilia, no? Capita spesso che il mio sindaco di allora di Ancona, che era Sturani, mi disse: Pippo, ma tanto tra quello che mi dice un architetto e quello che mi dice un ingegnere, io credo sempre all'ingegnere. Io gli dissi: fottiti. E insomma, ho sentito crescere questa specie di mancanza di questo gap tra la società e gli architetti. E allora non sapevo come fare per reagire, no? Posso, oltre a dannarmi l'anima per i miei studenti, per mandarli in giro per il mondo, tutti i ragazzi più bravi della nostra scuola sono andati all'estero a lavorare in questi anni e in genere sono l'80% sono donne, perché i maschi per staccarsi da mamma, diciamo, ci vuole un po' di più. Le donne vanno perché hanno più coraggio e adesso qualcuno sta tornando, no? Perché il mondo è in un momento complicato, Londra non è più una salvezza per tutti e comunque insomma ho pensato che bisognava analizzare, ero molto arrabbiato. Una rabbia che poi ho sfogato molto bene anche una volta che dovevo giudicare i miei colleghi professori, che ne ho bocciati talmente tanti da andare sui giornali. E allora però nel 2009-2010 ho pensato che era giusto sfogare questi pensieri e questa rabbia scrivendo un libro che non fosse rivolto solo agli architetti, ma che fosse un libro, diciamo, di polemico ma di divulgazione. Ne parlai con i miei amici della La Terza, che mi lasciarono pubblicare questo libretto che si chiama Senza Architettura, nel senso che io volevo analizzare le ragioni perché in un paese come l'Italia, che ha una tradizione, diciamo, incredibile, no? Di arte, d'architettura, diciamo, dai romani fino al, in fondo fino agli anni 60, gli anni 50-60 sono un periodo incredibilmente ricco, per esempio, per l'architettura italiana. E allora ho pensato di scrivere questo libro. Questo libro è un dispositivo molto semplice, sono 10 capitoli, ogni capitolo è di 10 pagine, l'ho scritto anche qui nell'agosto del 2010 sulla mia terrazza del Poggio ad Ancona. E la terza ha questa abitudine insopportabile degli indici alla fine, da sempre ce l'ho. E quindi ho scritto quelli che secondo me erano i 10 problemi che l'architettura italiana non aveva risolto. Uno, il rapporto con l'architettura internazionale, questo siamo a 10 anni fa, Il rapporto con l'architettura internazionale. Io in quegli anni, non va, vero? In quegli anni lavoravo, ero negli anni prima, ero stato nella redazione di Casabella, che era la più importante rivista architettura italiana, bla bla. E lo sapevo benissimo che il mio direttore Francesco Dalcò, se arrivava un giovane straniero con un progetto molto eccentrico e super, super glam, lo pubblicava, se lo stesso progetto lo portava un italiano, diceva: no, tu devi fare le cose semplici. E quindi avevamo questa specie di autocastrazione che mi ha portato poi a fare tutta una serie di libri in quegli anni. Il secondo problema era la professione. Non ho mai avuto rapporti particolarmente buoni con gli ordini professionali, anzi, come si chiama, Roccheggiani mi voleva espellere a un certo punto. Io ho detto: ti prego, fallo, pensa che pubblicità, perché avevo detto non so che su un'iniziativa dell'ordine.
E però collaboro con degli ordini, adesso sto facendo delle cose con l'ordine di Ravenna, ho gestito le mostre alla Casa dell'Architettura a Roma per qualche anno, eccetera. Però ho sempre pensato che gli ordini professionali non hanno ben chiari quali debbano essere gli obiettivi che un ordine professionale deve avere. Perché loro vanno, uno, sulla massima espansione numerica di questa categoria nostra. Quando ho scritto questo libro, gli architetti iscritti all'albo, perché ce ne sono tanti che non sono iscritti all'albo, gli architetti iscritti all'albo in Italia erano 165.000. Ora, per arrivare a 165.000 bisogna mettere insieme Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Peraltro quattro paesi dove non ci sono gli ingegneri, i geometri e i periti agrari che rubano il lavoro degli architetti, no? Quindi... ho sempre pensato che una vecchia considerazione marxiana che è chiara a tutti è che quando l'esercito industriale di riserva è troppo grande, il potere contrattuale del dipendente, in questo caso del contrattualizzato, è niente, no? Per cui ogni volta tu hai voglia di ribellarti a un committente troppo arrogante, c'era comunque un architetto pronto a fare lo stesso lavoro gratis probabilmente, no? E quindi uccidendo la possibilità della qualità fin dall'inizio. Quindi diciamo questo fatto dei numeri e del modo in cui è organizzata la professione in Italia non mi piaceva e pensavo che andava cambiato. Adesso questa cosa sta cambiando un po' per conto suo, perché negli ultimi 2 o 3 anni le iscrizioni, il mio rettore mi tira una scatola, ma le iscrizioni alle facoltà di architettura nazionalmente parlando, quindi in tutta Italia, è calato di più del 50%, quindi c'è un drop drammatico. Questo, come dire, probabilmente è una buona notizia per chi cerca lavoro, per chi vuole fare qualcosa. Non è una buona notizia perché non è che contemporaneamente ci sia un ministro illuminato e pieno di potere che dice va bene, chiudo Enna perché c'ha 2 iscritti, e riunifico Gorizia e Trieste. No, non c'è, nessuno muove un dito. E in più ovviamente il ricambio, far entrare dei giovani docenti, far dare un ricambio alla docenza in una situazione del genere, Claudio lo può spiegare meglio di me, è molto molto difficile, quindi siamo un pochino impantanati. Comunque questo numero sta scendendo, lo dico per i giovani architetti in erba, e però diciamo là quello che fanno gli ordini professionali secondo me è un decimo, un centesimo di quello che potrebbero fare. Poi gli ordini professionali intanto si lanciano su queste cose della cultura, che non sarebbe il loro mestiere, e generalmente lo fanno così così, quindi se gli ordini professionali difendessero i margini professionali del nostro lavoro sarebbe una gran cosa. Io abito appunto in cima al Conero, il Conero è un parco riconosciuto regionale dove bisognerebbe lavorare con certi criteri e certi crismi. Io vedo continuamente cartelli di progetti di restauro firmati da geometri, da ingegneri, da chi passa, eccetera. Quindi se l'ordine si occupasse di veramente di quello che è l'ambito professionale, per me sarebbe. Nel libro parlo anche malissimo dell'università, adesso qui non posso più di tanto, ma io sono cresciuto in una, c'è una parte quasi narrativa nel libro, ma il mio corso di progettazione 3, diciamo composizione 3, 1977, quindi l'anno più intenso della mia, io in quell'anno ho fatto per 6 mesi a botte con la polizia e per 6 mesi l'assistente scenografo Ecce Bombo, quindi come dire non ho fatto neanche un esame quell'anno. Però nel mio corso di composizione 3 eravamo iscritti 1200 persone che facevano riferimento a un docente che delegava a una pletora di assistenti, generalmente non pagati, qualcuno sì, qualcuno no, e li vedevi, facevi revisione una volta ogni 2 mesi, no? Era come andare dal dentista, per cui o te la sfangavi da solo, io poi allora ero molto alto, c'avevo un gran casco di capelli afro, per cui quelli dietro di me, il professore proprio non lo vedevano mai, potevano, se non eri alto eri fottuto in quella situazione. A parte quello accanto a te con la pistola in tasca che anche ti dava una certa ansia, diciamo, in certi momenti. Comunque, diciamo, nello stesso momento
il mio collega nordamericano aveva dei corsi in cui il limite era 13 persone, no? Il mio collega svizzero aveva dei corsi con 20 persone, il mio collega... Quindi c'era questo squilibrio mostruoso. Negli anni 90 si sono fatte delle riforme che io lodo molto nel libro, cioè quello dei laboratori, dei semestri, del numero massimo a 50 persone, tutte cose che la nostra scuola ha anche anticipato grazie a un lineage, diciamo, direttori illuminati. Però, diciamo, ancora c'era un gap abbastanza serio tra come si insegnava, e questo gap sta diminuendo un po' perché sono le grandi scuole straniere che si stanno suicidando qui per noi, no? Distrutte dal politica di correct, dalle issue dell'inclusione, no? A Yale non si può più parlare nei corsi di storia dell'arte di Michelangelo e Raffaello perché sono maschi bianchi occidentali, no? Quindi, diciamo, c'è una confusione, perché noi tutto sommato ci difendiamo abbastanza bene. Però, diciamo, le scuole d'architettura italiane non sono state molto portate all'innovazione. La parola innovazione era una parola proibita. Io ho presentato questo libro all'Accademia Inglese a Roma con Vittorio Gregotti e Franco Purini, quando io ho detto: vabbè, ma voi la supportereste il concetto di innovazione? Loro si sono azzittati in un gelo mortale, perché la parola innovazione ha sempre un po' spaventato questa grande classe dirigente intellettuale di architetti italiani venuti dagli anni 60 e 70, cioè dall'ideologia soprattutto. Quindi, diciamo, le scuole italiane hanno avuto un momento di grande vitalità, credo, all'inizio degli anni 90, quando si sono create le prime piccole sedi, no? La generazione Roma 3, Ferrara, Ascoli, eccetera, che hanno portato una ventata buona. Poi questa diffusione è diventata un po' una malattia, ce ne sono troppe, poi ci sono quei luoghi di assoluta perdizione che sono i corsi di laurea di architettura nelle facoltà di ingegneria, diciamo, che considero, tanto nella vita o sei ladro o sei poliziotto, non puoi essere tutte e due bene, e quindi, insomma, c'è una situazione che andrebbe migliorata, per cui ci sarebbe bisogno di un impegno anche dall'alto per razionalizzare un po'. Per noi abbiamo fatto dei grandi sforzi, siamo tutto sommato contenti per come è organizzato il corso degli studi. Poi dopo all'università tutto dipende dalle persone che hai davanti, dai docenti. Io insegno ad Ascoli e partecipo anche a un dottorato a Venezia, ho un punto di vista abbastanza allargato, dico che c'è bisogno di persone nuove, di idee nuove, di sensibilità aperta, di capire quali sono i problemi nuovi, la sostenibilità, la tecnologia, l'equità, tutto quanto, ma di saperli poi mettere in relazione con il nostro sapere, che è quello di saper fare un progetto, eccetera. Quando io faccio una conferenza in Corea è il massimo, perché si presenta i coreani vanno ovunque, no? Sono sempre i ragazzi, vengono in 500 e in 500 ti dicono che vogliono fare i curatori, nessuno più può fare gli edifici. Io dico: vabbè, ma se sono tutti curatori, voi che curate? Dico, no, alla fine. Un altro tema era questo della città. Io sono arrivato qui da Roma la prima volta nelle Marche nell'83, seguendo una mia ex studentessa in quel momento, e un romano di come è fatto il territorio nazionale non ne ha la minima idea. Noi siamo cresciuti tra monumenti, no? Il caffè a Piazza Farnese, la passeggiata, cioè in una città compatta che funziona in un modo completamente diverso. Quando sono arrivato qui ho scoperto l'universo, cioè ho scoperto una città di 300 km che va da Ravenna all'Abruzzo, che ha un funzionamento completamente, e piano piano, diciamo, mi sono veramente innamorato di questo sprawl, di questa città diffusa costiera, che secondo me è un prototipo interessante, che ha ovviamente dei problemi, perché ovviamente ci si può muovere solo in macchina, no? Quello, a un certo punto, in un seminario a Venezia, feci seguire concettualmente 6 abitanti della città adriatica, cioè dall'artista che viveva a Urbino, lo studente che abita nell'hotel house a Recanati, il direttore della discoteca di Rimini, e ogni persona qui può fare anche 200 km al giorno in automobile per andare da un posto all'altro, per accompagnare un figlio a danza o per andare a fare la spesa, andare al mare.
Però è una città interessante perché è una città a menù, me ne rendevo conto ad Ascoli, tu puoi avere due persone che abitano in due case, una accanto all'altro, che però magari hanno un cancello, un telecomando, quindi. E ognuna di queste persone si costruisce la sua città, fatta di un pezzetto di centro storico dove inala, no, la storia, l'identità, un centro commerciale, un pezzo di spiaggia, un parco dove va a camminare, e però queste città non coincidono, no? Quindi c'è un rapporto tra collettivo e individuale molto interessante, e molto interessante anche per capire come funziona il pensiero delle persone oggi. Quindi rimproveravo alle scuole italiane che continuavano a insegnare la città come se fossero negli anni 70, come se si potessero ancora costruire grandi nuovi quartieri con i portici, le prospettive, i monumenti, eccetera, come quando Carlo Imonino voleva costruire un edificio in mezzo alla vostra piazza, no? 50 anni fa. Ma tutto questo non era vero. Allora quindi pensavo che, data questa città diversa che abitiamo, dovevamo cambiare anche la disciplina che ce la fanno studiare. Per cui i miei studenti per anni hanno progettato anche stazioni di servizio, caselli autostradali, hanno progettato sopra i centri commerciali, hanno, diciamo, fatto, qualche volta siamo andati anche fisicamente dentro. Quindi il tema della città, capire come funziona la città, come vivono le persone dentro la città oggi, mi sembrava importante. Poi, diciamo, c'è sempre questo problema. Il sesto capitolo era sulla politica, no? Sul quinto, su noi siamo cresciuti interamente politici. L'architetto è comunque un animale politico. Io mi sono scritto architettura perché volevo cambiare il mondo, non è che volevo cambiare il mondo perché mi sono scritto architettura. Noi, appunto, migliaia e migliaia di persone fluivano dentro la facoltà perché era quella più di sinistra, più radicale, eccetera. Diciamo, per cui è abbastanza embedded, come dire, no? Questo concetto della politica. La politica, però, diciamo, l'ideologizzazione dell'architettura, che è stata fortissima negli anni 60 e 70 e che ha portato la teoria italiana a una certa egemonia nel mondo, però ci ha lasciato un sacco di guai a casa, no? I quattro edifici, se voi leggete il più brutto libro di Manfredo da Furi, che è La storia dell'architettura italiana 44-84, lui dice che i quattro interventi di architettura urbana più importanti del dopoguerra sono il Gallaratese di Milano di Rossi e Imonino, Giancarlo De Carlo a Terni, il villaggio Matteotti, il Corviale, quello lungo 1,2 km a Roma, e il famigerato Zen di Palermo. Se voi aveste fatto un sondaggio nelle quattro città sui quattro quartieri peggiori, probabilmente vi sarebbe venuto lo stesso risultato, no? Pensate, lo Zen, un campo di battaglia, o il Corviale. E probabilmente tutte e due avevano ragione, cioè si è creata questa estrema ideologizzazione dell'architettura, un gap tra la società e gli architetti, per cui tutti pensano che l'architetto è un, diciamo, onanista che si fa gli affari suoi e vuole raggiungere i suoi scopi ideologici ed espressivi e non risolvere i problemi del committente, quindi allora, diciamo, chiamo ingegnere, ovviamente. Quindi diciamo, il rapporto tra architettura e politica va ripensato. Adesso è molto di nuovo di moda politicizzare l'architettura, ed è anche giusto entro certi limiti, però noi dobbiamo cercare di, l'ho scritto l'altro giorno, litigavo con qualcuno su Twitter, l'architettura è la missione di produrre significato attraverso la forma, per questo noi facciamo. E questa forma interagisce con la vita personale, collettiva, politica e sociale delle persone, ovviamente. Quindi questa è la consapevolezza che dobbiamo avere. E mi lamentavo, qui vado veloce perché è un problema interno, dell'assenza della critica in Italia. Allora, cioè, nella storia del giornalismo italiano c'è sempre stato il critico musicale, cinematografico, teatrale, letterario, eccetera, ma non c'era mai il critico del film. Perché ai tempi miei, negli anni 80, io che scrivo sul Manifesto, e Boerio e Irace che scrivono su Sole 24 Ore, diciamo, ai due estremi dell'arco parlamentare dei giornali c'erano i critici. L'altro giorno guardavo questa serie abbastanza inquietante che implicava la vittoria dei tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale, e quindi l'America, The High Castle, no? The Man of the High Castle. E l'America era divisa tra tedeschi e giapponesi, molto interessante. E a un certo punto questa moglie di questo gerarca nazista americano, che nella fase finale del libro riceve in regalo un libro
da Göring, guarda questo libro e beh, un libro d'architettura e la sua assistente, beh, quindi noioso, no, automaticamente. Quindi diciamo, siccome l'architettura è noiosa, la critica non c'è mai, c'era negli anni 30, c'era negli anni 40, c'era Savinio che scriveva l'architettura, c'era Bontempelli che scriveva l'architettura, poi dopo con l'avvento della cultura di massa, dei grandi giornali dagli anni 60 in poi, la critica è sparita. Quindi dicevo che secondo me, e siccome oggi nessuno ha più il coraggio di parlare male di nessuno, fare la critica è molto complicato, però penso che senza la critica è un medium essenziale per connettere chi fa le cose e chi le deve poi guardare, usare, scegliere, interpretare. Quindi secondo me è una cosa che serve la critica, anche se è sempre più difficile fare. Poi i critici di adesso amano parlare della critica, come i curatori si interessano più alla curatela che non agli artisti o agli architetti che espongono, quindi eccetera. Poi raccontavo appunto dell'editoria italiana, riflettevo oggi su quali altri libri avrei portato scritti da architetti non per architetti, e devo dire che ero abbastanza vuoto. Mi è venuto in mente un bellissimo libro di poesie di Vittorio Savi, anzi due libri di poesie di Vittorio Savi, un romanzo intollerabile di Arduino Cantafola, noiosissimo, e però gli architetti non cercano quasi mai di spiegarsi, no, con le persone. Gli architetti parlano un linguaggio strano degli anni, questo è un territorio che questo fenomeno dovrebbe conoscerlo molto bene. Negli anni 60-70 la distribuzione del lavoro avveniva attraverso la politica, no? Tu eri Aldo Rossi o eri Carlo Aimonino, Manfredo che eri del PC, ma questo valeva per tutti i partiti, che eri del PC, poi c'era un critico organico che scriveva su Rinascita o sui giornali di sinistra, Tafuri o chi per lui, che poteva andare dal sindaco di Urbino, nel caso di De Carlo, o di Pesaro, nel caso di Molino, e gli diceva: guarda, questo è un architetto bravo, gli devi dare un lavoro. Che poi questo edificio servisse o no, non era nemmeno così importante. No? L'importante era: quello è bravo, diamogli da lavorare. Per cui gli architetti non avevano bisogno di elaborare un linguaggio che li rendesse... No, provate a leggere un libro di Gregotti, no? Grande, poveretto, appena defunto, importantissimo, ma non si capisce una parola, non si capisce una parola. Il primo che ha capito il trucco è stato Renzo Piano, ha cominciato a dire: io voglio fare le case belle, buone, gentili, accoglienti e felici, ed è diventato l'architetto più importante d'Italia, in 5 minuti con questo. Poi diciamo, ha imparato a gestire i giornalisti, tutta una serie di cose, è anche bravo, e ha rotto questo sistema. Quindi la mancanza di un verbo comune, no? Di una parola comune tra chi fa le cose e chi poi le deve abitare, scegliere, è un problema grave che andrebbe risolto. C'era un bravissimo giornalista, si chiama Enrico Filippini, gruppo 63, che scriveva su Repubblica dei bellissimi articoli di architettura, morto lui, è finito proprio il genere. Se io vado da qualche mio amico, cioè il Manifesto ancora, ma il Manifesto è un giornale, e come dice mia figlia, papà, te ci scrivi ma non lo leggi. Però il Manifesto è un giornale per intellettuali, così eccetera. Se vado da un mio amico di Repubblica o anche da Sky Art a dire: vogliamo fare una cosa sull'architettura, loro mi dicono: beh, un'intervista a Renzo Piano o a Fuxas. Se è per i romani, un'intervista a Fuxas. Se è per gli italiani in generale, un'intervista a Renzo. Questa è la critica, diciamo. E quindi parlavo quindi dell'editoria d'architettura. Oggi l'editoria d'architettura è un fantasma, no? Per anni, io ho lavorato per anni all'Electa. L'Electa era, mi pagavano per fare i libri negli anni 80-90, una cosa che oggi può sembrare fantasia, e si facevano i libri. Oggi il 90% dei libri di architettura che vedete sono pagati da chi li fa o da cattivo uso di fondi universitari, no? Che sono pur sempre taxpayers money, no? Soldi dei contribuenti, e si fanno moltissimi libri inutili perché bisogna fare i concorsi, eccetera. Abbiamo la fortuna nelle Marche di avere una casa editrice che ancora ha una quota di produzione reale, onesta, di libri, la Quodlibet. La mia vecchia casa editrice Electa, diciamo, quando ce ne siamo liberati al museo, io
ho tirato un sospiro di sollievo, Schirasu, Marsilio, una bella casa editrice, ma anche lì, come dire, diciamo, è un mondo molto difficile perché non c'è più bisogno delle riviste, no? Perché tutto arriva su internet. I miei studenti se dobbiamo disegnare, se gli piace una porta, loro vanno su internet e trovano la porta su Pinterest, non sanno nemmeno più di che edificio è quella porta lì. È come un giornale porno in cui vedi, no, i pezzi del corpo della persona uno per uno senza sapere qual è la faccia. Ecco, questo è il rapporto che hanno molto spesso i giovani con l'informazione in architettura, che cercano la scala, il dettaglio, la cosa, ma non sanno manco qual è l'autore, ma nemmeno l'edificio da cui l'hanno preso. Quindi fare una rivista è molto difficile. Anche qui vi segnalo una marchigiana bravissima che insegna allo UAV, che si chiama Sara Marini, che ha tentato un'opera, diciamo, impossibile, cioè una rivista addirittura molto sofisticata che si chiama Vesper, che però si può fare perché ci sono i soldi dello UAV, ovviamente, perché sennò non si potrebbe fare, però che è edita sempre da Publib. E i media, no? L'architettura sui media va poco, ne è andata anche molto sui media, ma è andata sui media appunto con l'intervista a Renzo Pia. È molto difficile portare l'architettura nei media. Qualche anno fa uscì questa serie di 5 film curati da Wim Wenders, in cui 5 autori, 5 filmmakers raccontavano 5 edifici. Era una palla mortale, una roba di una noia colossale, tranne un film bellissimo in cui non c'era nessuna architettura famosa, ma era Michael Madsen, quell'attore di Tarantino che è anche un videomaker, che aveva fatto un film su questo carcere perfetto della Norvegia, dove tutti vorremmo farci incarcerare per farci rimettere a posto, no? In qualche modo. Per cui è molto difficile portare. Viceversa, però, l'architettura stessa molto spesso si è trasformata in intrattenimento, no? C'è una cosa che si chiama quello che stiamo facendo adesso, anche in qualche modo. Però c'è una cosa che è l'architainment, come dire, no? L'intrattenimento architettonico, per cui c'è tutta una serie di gallerie, centri di ricerca, musetti, gruppi, eccetera, che ormai non affronta più l'architettura con l'idea di cambiare qualcosa nello spazio della vita delle persone, ma appunto è il curatore, sono delle curatrici che conosco, bravissime soprattutto a fare la paella e organizzare le cene, o quell'altro che le passeggiate vanno moltissimo, le passeggiate nelle città, insomma c'è moltissimo architainment che però, diciamo, va bene, ma non va bene se con quello si sostituisce poi la teoria e il pensiero più solido. Un'altra cosa che è sempre mancata all'architettura italiana, molto, questo è un discorso serio, è l'arte. Diciamo, dagli anni 50 in poi, gli architetti italiani, gli studenti di architettura italiani non hanno avuto nessun contatto con l'arte contemporanea. Non nel senso che non c'era, ma era proprio proibito. Era proibito perché l'architettura doveva essere autonoma, come va di moda anche di nuovo adesso, cioè occuparsi soprattutto di se stessa. Era proibito perché i grandi dell'architettura italiana pensavano di essere loro gli artisti, Aldo Rossi, Scolari, Cantafora, Grassi. Loro erano gli artisti, non c'era proprio nessun bisogno dell'arte contemporanea. Quindi noi, rispetto a tutti gli altri nel mondo, siamo rimasti, come dire, monchi da questo punto di vista. Cioè non avevamo nessun feedback di idee, visioni, immaginazione, pensieri che potessero venire dal mondo dell'arte, che per sua natura dovrebbe essere continuo e integrato a quello dell'arte. Io conosco un unico architetto, che è l'unico architetto italiano che mi piace veramente, che ha sempre tenuto un piede nel mondo dell'arte, che è quella pazza che si chiama Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, che vive a Vittoria in un angolino della Sicilia e progetta solo case individuali, ma lei infatti non era in nessuna università, non era in nessun gruppo, nessuna rivista, però stava vicino. Ecco, oggi, diciamo, io sono molto contento che abbiamo fatto il Maxi, perché il Maxi è un museo che in qualche modo ha tutte e due, e è un museo in cui l'architettura ha un ruolo. Cioè i miei colleghi del MoMA, se fanno una mostra sui tacchi delle scarpe di Miss Van der Rohe, che gli frega, tanto lì entrano 6 milioni di persone l'anno, qualsiasi cosa tu metti, la presenza dell'arte è talmente forte, dominante e vincente che puoi esporre quello che vuoi.
purtroppo al Maxi serve che l'architettura porti le persone, ne porta diciamo almeno quanto l'arte contemporanea, quindi ci dobbiamo sforzare molto, però questo ci dà un dialogo, facciamo dei progetti insieme e cerchiamo di dare anche la possibilità ai giovani di realizzare delle cose, no? Ogni 2 anni facciamo costruire a un giovane architetto un progetto che in fondo è artistico, no? Nel giardino del museo. Quest'anno ha vinto una ragazza londinese di origini marchigiane, quindi anche lì io faccio sempre un po' di mafia, diciamo, però Marche, ma è bravissima e ha fatto un lavoro bellissimo, è una casa peraltro, quindi se andate a Roma andatela a vedere. E quindi ecco, io spero che adesso, per molti anni, e questa è una cosa a cui a Fano cui siete sensibili, ho incontrato prima Sparaventi, il nostro unico contatto con un immaginario artistico che avesse una relazione col mondo reale contemporaneo era la fotografia, cioè a noi quel briciolo di artisticità con cui potevamo confrontarci ce lo davano Ghirri, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Guido Guidi, cioè questo mondo di fotografi che si era appassionata al paesaggio e all'architettura italiana, che ci ha ritrasmesso una visione del mondo che era molto meglio, molto più reale, più interessante, più profonda di quella che ci insegnavano i nostri docenti di urbanistica, che ancora parlavano in astratto di piani regolatori, di paesaggio, di città, come se tutto fosse chiaro, come se la città e la periferia fossero separati, come se la campagna andasse per conto suo. Allora da Gabriele, da Olivo, da Ghirri, abbiamo imparato com'era il nostro mondo vero, e abbiamo anche imparato che si costruisce una visione, no? Che è una visione artistica di questo mondo per trasmettere. E l'ultimo capitolo cominciava già allora una polemica che oggi si potrebbe ridiscutere insieme, cioè che cosa deve essere l'architettura oggi, no? Due anni fa ho perso, diciamo, la corsa per diventare, sono arrivato secondo alla corsa per diventare il direttore di questa super scuola a Londra, anche perché la mia rivale era molto più adatta di me, anche se l'hanno appena licenziato. E la domanda era: dove dobbiamo portare una scuola oggi? Dobbiamo fare un architetto che sa solo, in alcune scuole si insegna solo la tecnologia, no? Gli architetti di alcuni centri di ricerca progettano robot, animali domestici meccanici, queste cose qua. In altre scuole si ragiona solo sui big data, no? Se vi appare Carlo Ratti di notte sopra il vostro letto, che è riuscito a farsi dare 6 milioni di euro o di dollari per scoprire che in campagna telefonano meno che in città, vuol dire che lui è un paravento, ma diciamo. Però per esempio a Barcellona c'è una scuola che lavora solo su big data, i tedeschi lavorano solo sull'ecologia, adesso capisco, una volta che l'ho fatta ecologica, che espressione le do a questa casa che costruisco? O quegli altri lavorano solo sulla politica, o quelli. Quindi diciamo il nostro mestiere sta esplodendo in mille rivoli che ovviamente fanno sì però che siamo a rischio, perché il robot, c'è uno che fa ingegneria robotica che lo sa fare meglio di noi, l'ingegnere ambientale sa andare a cercare il calore sottoterra meglio di noi, il politologo sa la politica meglio di noi, il filosofo sa la filosofia meglio di noi, quindi rischiamo di perderci, cioè proprio di vederla morire questa professione, no? Quello che non, che vogliamo evitare. Per cui diciamo il mio messaggio è che ci deve essere sempre un minimo di erotismo proprio nell'atto del progetto, cioè di provare piacere nel considerare il disegno dello spazio il tuo linguaggio e raggiungere questi obiettivi che sono la sensibilità ecologica, la consapevolezza del potenziale della tecnologia, tutte queste cose qua, però ricondurle sempre a quello che è la cosa che sai fare solo tu, cioè mettere tutte queste cose insieme dentro una forma. Questa non è una battaglia vinta, è una battaglia, appunto Eva che ha preso quel posto a Londra, l'hanno cacciata perché lei sapeva di solo ecologia. Dico, vabbè, ma ecologia come? Ecologia. E no, quegli altri fanno, i miei amici di SciArc, di cui i test devo vedere a Los Angeles,
fanno solo animazione digitale. Il risultato, il 90% va a lavorare ovviamente nel cinema, ma noi non abbiamo Hollywood qui, quindi sarebbe difficile poi sfruttarla questa cosa. E quindi io penso che è importante che noi ci divertiamo proprio a fare, è giusto dare risposta alle issues del nostro tempo. L'altra sera ho litigato con una giovane ricercatrice italiana, sto facendo un dottorato a Cornell in America. America poi in questo momento direi che non è un esempio, diciamo, da nessun punto di vista, è alla larga anche dalle università in questo periodo. Anche perché vagli a dare $60,000, non siete tutti impegnati a studiare il colonialismo italiano. Io ho detto, ma forse perché non ce ne frega una mazza, cioè, come dire, adesso, come dire, che ci siano 2, 3, 10 storici che si occupano di ricostruire, no, i danni, le cose, va benissimo, anche io devo prendere tutto il mondo scientifico dell'architettura e metterlo a studiare colonialismo perché gli americani si sentono in colpa o gli inglesi si sentono in colpa, che mi pare che sono più colonialisti adesso di come eravamo. I mille modi in cui si può pensare di fare l'architetto è molto difficile. Avere un baricentro, e lo dico io che sono completamente esogeno, mi piace tutto, mi piace l'architettura, diciamo, quando io ho fatto questa mostra, che forse è quella che più ha colpito al Maxi, io avevo in mente i dischi degli anni 90, un disco di Nene Cerri degli anni 90 in cui mettevano una canzone sopra l'altra, no? Oppure questo video pazzesco che mandava sempre Ghezzi in quegli anni a Fuori Orario, di quel polacco che aveva messo delle figure nuove dentro la corazzata Potiomkin. Io da quello sono partito. Cioè, l'architettura è esogena perché nasce dai problemi, dallo spazio, dai bisogni delle persone, però poi deve trovare un punto d'incontro tra il mio bisogno di esprimermi, no? Tra il mio linguaggio artistico e i bisogni delle persone. Se esclude queste due cose qua, se poi le esclude tutte e due, è finita. Cioè, se comanda, cioè, lo smart, per me, io sono terrorizzato dalle smart cities, cioè, sono per le dumb cities, cioè, smart cities vuol dire controllo totale. Questo il lockdown ce l'ha fatto capire, no? Lo racconta, questo è un libro divertente di Rainier De Graaf, che si chiama 4 pareti e 1 tetto, 4 walls and a roof. De Graaf è stato per lungo tempo il capo dell'area di ricerca dello studio di Colas, di Amo. Cioè, hanno fatto gli esperimenti per cui tu vai via, non so, un soffio di vento fa scattare una cosa dentro casa, l'allarme scatta, i carabinieri, cioè, come dire, tra un po', quando gli oggetti cominciano a parlare tra loro, secondo me è il momento in cui noi dobbiamo cominciare a preoccuparci. Siccome l'obiettivo della tecnologia adesso è questo, che gli oggetti si parlano, no, il mio telefono si parla con la radio in macchina, no? Appena entro in macchina mettono un disco che io magari non volevo sentire, ma lui lo mette. Quando gli oggetti cominciano a parlarsi tra loro, io dico, un attimo, ragioniamo, vediamo cos'è veramente necessario. Possibile che io non devo fare lo sforzo di accendere l'interruttore? Io la odio, la casa che mi gestisce da solo. Io voglio accendere la luce, spegnerla, decidere cosa voglio comprare al supermercato. E cioè, adesso c'è una letteratura anche critica, no? Su questa cosa. Quindi smart fino a un certo punto. Prendiamo quello che è buono della tecnologia, ma teniamoci il controllo, teniamoci assolutamente il controllo. Ma se no, smart vuol dire una nuova forma di nazismo alla fine. Per cui io non so cosa suggerire, direi due cose adesso. La prima risposta che avevo dato a tutti questi problemi era proprio in questa mostra. Era la prima grande mostra che ho fatto al Maxi. Ero riuscito a convincere i miei capi che non bisognava fare mostre monografiche perché sono noiose, no? Anche perché sennò in Italia facevi un anno Renzo Piano, un anno Fuxas, un anno Renzo Piano, un anno Fuxas. E allora ho detto, facciamo mostre tematiche, costano meno, ci mettono a contatto con più cose nel mondo e soprattutto Recycle ovviamente era una formula che poteva portare a vedere a mostra anche qualche non architetto, ovviamente, no? Qualche persona normale. E Recycle per me non era tanto una presa di posizione ecologica, ma era proprio una presa di posizione espressiva. Cioè, io penso che
nessuna innovazione etica o tecnologica o di comportamento si può affermare se non ha una sua estetica, no? Allora, io dicevo, l'Italia è tutta costruita ormai, no? Non ci è rimasto molto da occupare, occupiamoci di riciclare quello che mi piace, che progettare il nuovo, facciamo addosso a tutto quello che abbiamo. Però questo fare non deve essere solo restaurare in modo leccato e rispettoso, costruiamo un oggetto nuovo che sia fatto dal vecchio e dal nuovo insieme, anche perché lavorando sul conflitto dal vecchio e nuovo posso finalmente fregarmene se il mio coso sembra moderno, sembra postmoderno, sembra classicista, sembra organico. Chi se ne frega, no? È la frizione. Il linguaggio è un'ossessione del Novecento. Adesso siamo tutti più individualisti, ognuno vuole il suo del linguaggio. Nel Novecento l'architettura funzionava come la politica, esattamente come la politica. O stavi con Le Corbusier, o stavi con Frank Lloyd Wright, o stavi con Mies. Erano dei partiti. Le Corbusier era più famoso, più felice, più importante, tanti più architetti lo copiavano, no? Tanti più lo imitavano. Oggi se tu imiti Rem Koolhaas, quello ti denuncia, il giorno dopo ti denuncia. Cioè nessuno vuole essere imitato, nessuno vuole essere copiato, perché ognuno vuole avere un profilo individuale. Infatti insegnano anche con fatica, non gli va tanto di andare a condividere quello che fanno nelle scuole le archistar di oggi. Quindi allora era come la politica. Oggi io penso che il recycle per me era uno slogan che voleva dire facciamo con le cose che abbiamo, trattiamole in tutti i modi possibili, con rispetto, con restauro, con la ristrutturazione, costruiamoci sopra, sotto, intorno, davanti, no? Facciamo come la canzone di Nene Cerrico, quello con Michael Stipe che li canta sopra. Allora scampionava, no? Negli anni 90 molto. Deve valere a tappeto. Io penso, l'ho scritto questo, bisognerebbe fare, adesso hanno fatto una legge, ma l'Italia ha bisogno di un piano Fanfani 2.0 in cui si pensa alla riprogettazione di ogni edificio, perché ogni edificio ha problemi di energia, di tenuta, di terremoto, di cose, di inadeguatezza. Quindi lavoriamoci, no? Questo darebbe lavoro a tutti i giovani architetti d'Italia. Cominciamo a fare i progetti, man mano che ci sono privati, pubblici, i soldi, piano piano, e si lavora piano piano. Penso che questa sia la logica molto... Però ecco, recycle per me era la prima risposta a questo problema. Ed era anche una cosa specificamente nostra. Vi posso portare un punto di vista europeo e italiano che loro non hanno, no? Perché abbiamo una consapevolezza della storia, della memoria, della presenza, della persistenza e permanenza delle cose che loro hanno in modo molto diverso. Quindi recycle per me era una risposta. Un'altra risposta, per non tritarvi, come dire, le orecchie troppo, per me è ripartire dalle case. L'altra esperienza per me entusiasmante, devo dire proprio entusiasmante, che ho fatto, ne ho fatto anche entusiasmante una con i ragazzi di Astro, cioè mischiando l'università e il museo, delle volte facciamo delle cose divertenti. E quei ragazzi di Astro, l'anno scorso abbiamo fatto una mostra sul Bauhaus, su cui loro hanno fatto tutte le ricerche, hanno costruito i modelli, una roba veramente bella, però quello era il mio godimento di professore. Al museo a un certo punto ho potuto fare una mostra sull'architettura giapponese. L'architettura giapponese è molto interessante perché, diciamo, c'è qualcosa un po' di diverso. Diciamo, loro di questa roba, tecnologie, ecologie, gliene frega completamente niente. Lavorano sulle persone soprattutto. Allora, questa mostra venne questo curatore giapponese. I curatori giapponesi sono sempre con le garzone, perfetti, con la borsa da signora, cioè molto cool. Venne e mi disse, sono i 150 anni del riconoscimento diplomatico del Giappone da parte dell'Italia, abbiamo dei soldi, vogliamo fare una mostra. Dico, beh certo, mi piace, gli architetti sono straordinari, negli ultimi 10 Pritzker, 6 o 7 li hanno vinti gli asiatici, no? Se pensate all'indietro. E mi fece leggere questo progetto di mostra, che mi sembrava un po' scemo. Dico, beh sì, però lo rifacciamo. Abbiamo lavorato a questo progetto e alla fine mi è piaciuto di lavorare sulla casa. Ora, perché mi interessava lavorare sulla casa? Perché uno, l'architettura italiana, oltre all'arte, l'architettura italiana ha completamente cancellato il tema della casa dagli anni 60 in poi. Cioè l'architettura italiana
si è occupata di residenza, no? Di housing, di case collettive, dei 167, di cellule, che solo la parola dovrebbe essere messa in galera, no? Di cellule, di units, di qualsiasi cosa servisse poi all'architetto a costruirsi quel prospetto dei 300 metri come gli piaceva a lui, ma non si è mai interessata di come era veramente lo spazio della casa e di come la singola persona avrebbe vissuto lo spazio di quella casa. E infatti nessuno di noi ha mai, cioè io quando ho fatto un corso ad Ascoli sulla casa individuale sembrava di aver rotto un tabù centenario. Un altro meraviglioso tabù fu quando un mio collega, che adesso non cito, in un consiglio di facoltà mi disse: Acciora, tu sei proprio meritocratico, come se mi stesse dicendo l'insulto più grave che gli poteva venire in mente. Tu hai capito chi è, ovviamente. La casa, quindi l'architettura giapponese è all'opposto. Tokyo è una città fatta solo di case, no? Di case che durano in media 23 anni. Ora pensate a quei poveretti dentro le case del terremoto. Quanti anni ci stanno? Claudio, quanto ci staranno nei casi peggiori? Ci staranno 20 anni, però questi 20 anni li devono passare dentro quei cos di legno che tutte le volte sti trentini, se sa perché, sono pronti con queste schifezze che noi ci dobbiamo beccare. Con quello che costano si potevano progettare delle cose bellissime. E allora, la casa giapponese progettata da Sejima, da Toyo Ito, cioè da un Pritzker Prize, non dura di più, dura 23 anni in media. Perché questo è il metabolismo, quello che loro chiamano il vecchio metabolismo delle case degli anni 60, il vero metabolismo di Tokyo. E questa è una città che cambia tutti i giorni ed è sempre uguale. È un caos perfettamente controllato, il mio ideale. Trovare un indirizzo non è facilissimo. E poi anche quando l'hai trovato puoi andare a vedere la casa di Moriyama, quella bellissima, con i 7 blocchi. Quelli di Japan Foundation dicono: sì, possiamo andare, però c'è una settimana perché lui deve consultare tutti i vicini se gli dà fastidio che voi andate nel quartiere a vedere la casa. Comunque, la casa giapponese per me rappresentava tre cose. Uno, quest'idea della città, no? La città costruita dalle case. Tokyo è tutta così. Queste case unifamiliari che vanno dappertutto. Quando muore il genitore, lascia in eredità la casa al figlio, ma il figlio deve pagare il 70% di tassa di successione. Quindi vende la casa, compra un lotto la metà e costruisce una casa più piccola. Questo è il meccanismo. E quindi, prima di tutto, questa idea di capire come una città nasce dalle case, quindi ha importanza anche alla vita della singola persona, perché ogni singola persona che costruisce la città. La seconda cosa era quest'idea del rapporto col committente, cioè Gregotti, Rossi, Monino, Fiorentino, la minima idea di chi avrebbe abitato. Nei casi peggiori, no, preparavano le case per quelli che erano nella lista agli ACP e poi arrivavano gli altri e le occupavano il giorno prima, no, come al Gallaratese. E invece la casa giapponese è il ritratto della psicologia dell'abitante. Se tu vai lì e dici: guarda, io voglio solo un soggiorno curvo, largo 2 metri e lungo 12, l'architetto fa un soggiorno lungo 2 metri e largo, lungo 12 metri e largo. Voglio una casa in cui si cammina solo in verticale, quello te la fa così. Per cui, e però questo tiene l'architetto, anche il più importante, in contatto con le persone. Kazuyo Sejima, Nishizawa, Toyo Ito, Tadao Ando, ancora Tadao Ando, che costruiscono i più grandi musei del mondo. Quando gli va la signora di Tokyo, dice: guarda, c'ho 100.000 euro per costruire una casa. Va bene, la facciamo. La fa, non fa come Renzo Piano, diciamo, se farebbe una risata da qui, ma anche persone molto meno importanti di Renzo Piano. E quindi questa idea, occuparsi della vita delle persone costruendo le loro case, questo per me, ed è anche molto in linea con questa idea nuova di rapporto tra individuo e collettività che c'è oggi. La terza cosa che mi piaceva era la memoria, cioè noi italiani siamo schiacciati da sto peso, da sta storia, che ogni volta stiamo da natura, se io la faccio così, nell'Ottocento la facevano così, nel Cinquecento la facevano così, oddio, non sono in grado, non ce la faccio.
non mi misuro, oppure mi metto a copiare il passato, no? Se faccio una casa che ha un forte senso del passato in Italia, penso nel caso proprio migliore dei migliori, Aldo Rossi, che sintetizzava il frontone, la cosa, eccetera. O se no, molto peggio, no? Il postmodernismo, le case, il vernacolarismo, eccetera. I giapponesi, che sono mostruosamente, anche dolorosamente legati alla tradizione, siccome i giapponesi soffrono proprio ogni attimo della tensione tra la cultura tradizionale e quella contemporanea, queste case sono tutte fortemente sensibili alla religione, però non si vede, cioè sono perché c'è una stanza che invece del pavimento ha la terra, oppure perché la parete scorre in un certo modo, cioè la tradizione c'è, ma è tradotta nel linguaggio del nostro tempo. Questo per me era una cosa di gran fascino, che in Italia non si riesce quasi mai a fare, quindi lo volevo fare come sempre. Il risultato fu una mostra che è andata molto bene, che è andata poi al Barbican a Londra, è andata a un museo di Tokyo, però ecco, per me c'era tantissimo da imparare. La cosa più bella è che c'è questa storia bellissima di questo grande architetto giapponese che si chiama Toyo Ito, che a un certo punto viene chiamato dalla sorella. La sorella dice: guarda, mio marito muore, mio marito di tumore, io abito in un appartamento, non mi va, voglio abitare in una casa vicino al suolo. E lui gli costruisce questa casa a U, senza finestre praticamente, che affaccia solo sul cortile interno, che noi abbiamo ricostruito in scala 1 a 1 dentro il museo, e Toyo Ito è venuto a visitarla, dove lei vive per 20 anni. Dopo vent'anni la sorella dice: vabbè, ho smaltito, direbbe l'adolescente romano, no? Ho smaltito il lutto, le mie figlie ormai vanno all'università e la voglio demolire, cioè voglio andare ad abitare da un'altra parte, ma voglio che questa casa venga demolita, cioè non voglio che nessun altro venga ad abitare nella casa che io mi sono costruita perché ero in questo stato d'animo, quindi la casa come stato d'animo. Questo io l'ho trovato perfetto per capire e per far capire alle persone. Ecco, una cosa che a noi è mancata, diciamo, tutti i miei studenti ascolani, gli studenti ascoli vengono qualche volta da qui, dall'Abruzzo, dal Lazio, dalle Marche, dai paesi al di là dell'Adriatico. Molti di loro abitano, soprattutto i marchigiani, spesso abitano in case unifamiliari, no? Ma di queste case unifamiliari le abbia progettate un architetto, potreste scommetterci tutti i soldi che avete che non è stato così, no? Se noi invece fossimo stati capaci di tenere aperto questo dialogo con le persone e di non aspettare, diciamo, il top down dalla politica, per esempio, tutto il tempo, penso che gli architetti italiani avrebbero una credibilità e una riconoscibilità maggiore nella società, perché è quello il problema è, diciamo, una fiducia limitata che ancora non siamo riusciti a riconquistare da parte della società, e chi l'ha massacrata sono stati proprio i nostri grandi maestri, perché potevano fare quello che volevano, potevano fare... Una mia studentessa ha fatto una tesi di dottorato sulle rovine firmate, cioè l'Italia è piena di grandi architetture realizzate da signature architects, da grandi architetti importanti, che a volte che sono state molto spesso completate e mai utilizzate. Qui vicino ce n'era una di Gregotti a Cesena che ho buttato giù, cioè quella cosa di De Carlo a Rimini, e così c'era la chiesa del mio maestro, Gibellina, poverina, che gli è cascata la cupola, no? Prima ancora l'hanno aperta dopo 25 anni, cioè la nascita di un edificio non sempre corrispondeva a un bisogno di una persona, di una comunità. Questo è quello che ha costruito il sospetto nei confronti degli architetti. Questo è quello che secondo me noi dobbiamo cercare di curare, dialogando con le persone, trovando temi, argomenti, spazi su cui questa discussione si possa fare. Il Maxi è un gran successo per le mostre, diciamo abbastanza, ne vorremmo di più, ma un gran successo perché ha offerto alla città questa specie di spazio pubblico, sta piazza lì davanti, che per fortuna Zaha non ha finito, no? La Hadid non ha finito il progetto, quindi è rimasto, perché abbiamo finito i soldi, è rimasta questa grande piazza pubblica,
che è frequentatissima dal quartiere, che è diventata una specie di terreno di scambio tra l'alta istituzione artistica e architettonica e la vita quotidiana del quartiere. Ecco, quello che ci manca sono, quindi ogni volta che si fa, ma incoraggio chi non è architetto di provare a lavorarci con gli architetti, perché oggi sono un po' meno rigidi, autoreferenziali, diciamo segaioli di come erano qualche generazione fa, e agli architetti di pensare che da quello che le persone ci dicono, che sono i loro desideri sullo spazio, si possono inventare cose notevoli. Guardatevi il lavoro di questa siciliana Grasso Cannizzo, perché lei è straordinaria in questa capacità ed è l'unica in Italia per me che c'ha proprio questa aura perfetta. Poi dobbiamo essere ecologici, sicuramente dobbiamo essere ecologici, dobbiamo imparare a usare la tecnologia, la impariamo, dobbiamo fight inequalities, no? Gender issues, tutto quanto, però vogliamo farlo dentro un linguaggio degli strumenti che conosciamo e con i quali possiamo dare il nostro contributo, altrimenti diciamo la malattia di molti giovani architetti della generazione che esce ora dall'università, che il loro sogno non è costruire un nuovo piccolo edificio a Fano che faccia migliorare la vita di quel quartiere, è essere invitati alla prossima triennale, e quando il loro scopo sarà andare alla triennale dopo, cioè si crea una specie di welfare perverso, diciamo, no? della catena delle istituzioni, perché ormai i musei hanno più forza delle università, diciamo negli anni 70-80 il pensiero architettonico veniva elaborato nelle scuole, oggi le istituzioni culturali, quelle esterne, sono più libere, fanno quello che gli pare, hanno accesso ai due livelli, no? Quello populista dell'installazione e quello sofisticato della ricerca, dell'accademico, c'hanno l'archino, c'abbiamo l'archivio, eccetera. Quindi bisogna combattere questa idea che gli architetti, se chiedete a qualche mio collega sofisticato anglo-milanese, dice vabbè, ma gli edifici chi se ne frega, no? Che palle. I miei studenti quando vanno a cena con quelli del dottorato di Princeton gli dicono ma voi siete architecture freak che ancora andate a vedere gli edifici. Dico sì, noi vogliamo andare a vedere gli edifici, non vogliamo avere come unico scopo quello di essere invitato dalla Pippo Ciorra a fare uno spazietto del cavolo al Maxi nella prossima mostra. Quello va bene, ma se è il tuo trampolino per fare altre cose, se è un vizio diventa un circolo vizioso, è una perversione, questa è una malattia. Ovviamente noi nella nostra serena provincia queste cose le viviamo di meno, ma quando poi mettono il piede fuori i nostri ragazzi si confrontano con questo. I nostri ragazzi sono molto bravi, per cui rispettateli, e quando adesso tornano, perché molti di loro perdono il lavoro a Londra, perdono il lavoro a Amsterdam o a Rotterdam, e quindi però potrebbe essere anche positivo perché alzeranno il livello della presenza, no, dei progettisti qui da noi, quindi cerchiamo anche di approfittare. Basta, ho rotto le palle. Oh, 7:30. Non vi la regalarmi.